Wow! Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffia, la grande raga. Ragazzi, oggi andremo a fare un piatto veloce veloce, come il mio solito, fare piatti belli sbrigativi, con orecchiette macinato stracciatella e una manciata di mandorle tritate che non guasta mai. Partiamo subito con la nostra ricettina. Allora, come già vedete, ho messo acqua per la pasta, per le nostre orecchiette, una padaglina. Adesso ci andiamo a inserire un bel filo d'olio e andiamo a inserire anche 50 grammi di soffritto misto, cioè cipolla, sedano e caduta. Facciamo rosolare leggermente il nostro soffritto e poi andremo a inserire mezzo chilo di macinato. Sta soffriggendo. Prima di aggiungere il macinato, andiamo ad aggiungere un pochino di peperoncino. Che dite? Se non vi piace il peperoncino, potete inserire il pepe. Ovviamente, quando andiamo a inserire il macinato, lo potete inserire. Adesso inseriamo mezzo chilo di macinato e schiacciamo il tutto e facciamo rotolare per bene. A questo punto saliamo a piacere. Ci diamo una giratina che abbiamo girato per bene. Adesso ci andiamo a inserire 400 grammi di salsa. Ebbene ragazzi, una volta che abbiamo inserito la salsa, adesso ho inserito un po' di acqua dentro il mio boccaccio, lo sbattiamo un po' e ci andiamo a inserire quasi un bicchiere d'acqua. E adesso, fin tanto che non bolle l'acqua e non inseriamo le orecchiette, facciamo cuocere il tutto. Ebbene ragazzi, adesso sta bollendo l'acqua, andiamo a inserire 400 grammi di orecchiette. Una volta che le nostre orecchiette sono pronte, il piatto è pronto. Ebbene ragazzi, siamo pronti per impiattare. Adesso andiamo a colare le nostre orecchiette, ci diamo una mescolatina e poi impiattiamo. Impiattiamo, guardate che bontà, raga. E non finisce così, eh? Adesso ci diamo una bella spolverata di stracciatella. Abbondiamo perché la stracciatella è buonissima. E chi è che non piace? E poi ci andiamo a inserire un po' di mandorle tritate. E che vi mangiate? Un buonissimo piatto. Veloce, ma nello stesso tempo gustoso. Ebbene ragazzi, buon appetito. Mi raccomando, come dico sempre, spolliciamo alla grande. Mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.